Quest'anno in Valceno abbiamo scoperto tantissime novità sulle feste natalizie, sugli addobbi e soprattutto sui presepi e sugli alberi. E abbiamo trovato qui alla Colombara di Varsi un presepe veramente eccezionale fatto da Andrea Busi, poi anche gli alberi fatti all'uncinetto, che è stato fatto a Varsi, è stato fatto a Varano, Pellegrino e probabilmente anche in altri posti. Dobbiamo ricordare un altro presepe fatto in legno che è stato fatto a Pellegrino, e noi naturalmente di Valceno Web l'abbiamo fatto itinerante perché l'abbiamo spostato dal lago di Varsi a Rocca Vecchia di Varsi, su una roccia, e quindi speriamo che negli anni a venire siano sempre di più le persone che aderiscono a queste bellissime iniziative come ha fatto Andrea, perché è una cosa importante che teniamo vive le nostre tradizioni. Andrea, come ti è venuta quest'idea? Come mai hai voluto usare questi bidoni? Ho voluto fare qualcosa di diverso, qualcosa per riciclare i bidoni, perché ho pensato che la luce dentro nel bidone, mandandola fuori nelle fessure, faceva questo effetto, e alla fine il risultato è stato, diciamo, gradevole. Direi proprio di sì, perché infatti da lontano si vedono proprio le forme della natività e di tutti i personaggi del presepe. Sì. Personaggi, quelli che insomma che di solito ci sono, via. Anche qualcuno in più, qualcuno cosa. Ascolta, la Valceno quest'anno ha voluto veramente fare qualcosa di più, perché abbiamo visto che è stato fatto anche l'albero all'uncinetto che ha seguito Varano, Pellegrino e tanti altri alberi. E tu però hai voluto veramente collaborare, perché tu sei una persona che hai sempre fatto degli addobbi bellissimi alla tua casa. Ascolta, volevo chiederti, continuerai ad aggiungere dei personaggi negli anni prossimi? Aggiungere, cambiare, dipende un po'. È bello anche diversificare, perché magari l'anno prossimo continuerò su questa strada oppure diversificherò, dipende un po' come se mi si accende la lampadina. Ascolta un po', quanto tempo hai impiegato a fare questo presepe? Ma tempo sostanziale, non lo so, 2 o 3 giorni, 4 giorni. Ma io ci lavoro la notte, quindi non ho finito di lavorare e mi metto a fare queste cose qua, via. L'idea è stata solo tua oppure le tue figlie, tua moglie ti hanno dato qualche spunto per farlo? No, l'idea di fare i fusti e così è stata mia. L'idea del presepe era di mia moglie, che tanto, perché prima addobbavo la casa e facevo al dobbio la casa qui e là, e mia moglie mi diceva sempre mi piacerebbe il presepe, da lì pensa come fare, è saltata fuori questa idea. E dopo, una volta creati i bidoni, dopo sì, le figlie, la moglie, mettili così, mettili cosà, facciamo l'albero. L'albero è stata un'idea di mia moglie, e tutti dopo ci hanno messo tutta la famiglia ci ha messo del suo. Quindi questo è proprio il primo presepe che fai ed è solo tuo? Sì, questo è il primo presepe che faccio. Bene, noi di Valceno Web l'anno scorso abbiamo fatto un presepe sul lago e quest'anno l'abbiamo fatto su una roccia, a Rocca Vecchia, perché il nostro è un presepe itinerante, perché lo sposteremo, faremo in modo che si conoscono altre zone della nostra Valceno. Tu, se ti chiedessero di spostarlo, lo faresti? No, io il presepe è tuo. È mio, resta qua a casa mia e l'ho fatto qua. Dopo, se qualcuno mi chiede di fargli qualche bidone, come è già successo, perché adesso qualcuno li ha visti, me ne fai uno, me ne fai altro, qualcuno l'ho regalato, perché dopo ne ho fatti, ho fatto dei personaggi qua del paese, questo e quest'altro, e così. Però
Il presepe che faccio io per casa mia lo farò e continuerò a farlo qua a casa mia. Che io sinceramente è la prima volta che vedo un presepe fatto così. Ma sì, anch'io non ne ho mai visti fino adesso. Quindi questa è proprio un'idea tua, non hai preso spunto da nessuno, né dalla televisione? No, no, no. Se ci sono, io non li ho visti. Io non li ho visti. Se ci sono, non li ho visti. Io ne ho guardato tanto, ma non ne ho visti. Questa è stata così via, una mia idea. Bene, questo ci fa molto piacere perché abbiamo un ragazzo della Valceno, esattamente di Varsi, che ci tiene molto, soprattutto anche in questo periodo, che è un periodo molto buio per la nostra vita, e che però ci tieni a far vedere ancora le nostre tradizioni, e questo è molto importante. Sì, 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 sì. A me piace il presepe, mi piaceva fatto per un periodo i carri di carnevale e tutto quanto. Mi piacciono queste cose qua, mantenere le tradizioni del Natale, di tutte le nostre feste, le sagre, tutto quello che comporta che siamo legati al territorio e alla nostra cultura, tradizione, cultura e tutto quanto. No, no, per quello sono... Beh, speriamo, guarda, che il prossimo anno, quando lo farai ancora, che possano venire tante persone a vederlo, perché adesso sicuramente non si può. In ogni modo noi ti facciamo tanti auguri, ti ringraziamo per averci ospitato. Grazie a voi. Perché è veramente una cosa molto positiva, una cosa innovativa, direi. E comunque complimenti, perché hai fatto un gran lavoro. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a te. Buon Natale a tutti. Grazie anche a te.